Allora, che dire? Ci ritroviamo qua dopo 4 anni a discutere del nuovo album di Björk, che si chiama Vulnicora, lo sappiamo tutti. Come sapete tutti, l'album è stato leakato qualche giorno fa, 2 settimane fa circa. E Björk ha pensato giustamente, dopo 3 giorni dal leak dell'album, di pubblicarlo. Pubblicarlo, come ripeto sempre, giustissimamente, per evitare appunto la dispersione dell'album per vie illecite. Ma parliamo dell'album. Io l'album l'ho ascoltato la prima volta di domenica mattina, quando c'è stato il leak. Sono stato preso da un turbinio di emozioni assurde. Perché vabbè, erano 4 anni che non si sapeva nulla di nuovo a livello musicale di Björk. Dopo questi 4 anni, dopo questi 3 anni di biofilia e un anno quasi di silenzio, ecco, iniziava a crescere la voglia, la curiosità di scoprire cosa stesse combinando. Un assaggino ce l'abbiamo avuto l'anno scorso su Instagram, con un piccolo video. Dove si vedeva lei di spalle a dirigere una piccola orchestrina di archi. Io sono stato il primo a dire: guardate, secondo me sta semplicemente editando qualcosa per, non lo so, sta facendo qualche suo brano, sta editando qualche brano, perché effettivamente poi la settimana successiva all'uscita di questo piccolo video c'era stata la sfilata di Alexander McQueen nel 2013, inizi 2014, dove in questa sfilata c'erano tutti i brani di Björk fatti in strumentale. Quindi ho pensato, ma forse lei stava rieditando qualche brano che andava fatto per questa sfilata, e quindi niente, niente di nuovo. E invece no. Quel piccolo video di 15 secondi di Instagram non era altro che Lion Song. E quindi lei stava lavorando già dall'anno scorso a Vulnicora. Vulnicora è un album strano. Strano perché personalmente, meno male, gli argomenti trattati nell'album non mi toccano, però, conoscendo il background personale di Björk, mi ha fatto entrare esattamente nella sua intimità. Cioè, Björk non ci dice, cioè non sappiamo nulla fondamentalmente di Björk, però è lei stessa con i suoi brani a farci entrare nella sua intimità. A farci entrare nel suo aspetto più intimo, cioè lei stessa che ci apre le porte e dice: questa sono io, questo è quello che mi sta accadendo, e ho il piacere di farvi vedere come l'ho passata. E l'ha passata male. L'ha passata male perché l'album inizia con un brano sui 1000 dubbi che si vengono a creare prima di una rottura. Cosa ho fatto, cosa non ho fatto, cosa posso fare per, cosa può fare lui, perché non lo fa. L'album inizia con questa mentalità, con questi pensieri, per inoltrarsi poi sempre più nella certezza e nel muro della rottura. Infatti ho notato che quando l'album è stato rilasciato su iTunes, acquistato immediatamente,
sul booklet digitale in PDF si possono notare dei sottotitoli ai primi sei brani riguardanti i mesi prima e dopo la rottura. I primi tre brani rappresentano i mesi prima della rottura con, non lo sto più manco a ripetere, con Matthew Barney. E gli ultimi tre brani rappresentano, cioè i successivi tre brani, che non sono gli ultimi tre, i successivi tre brani, che quindi sarebbero il quarto, il quinto e la sesta traccia, rappresentano la situazione dopo la rottura con Matthew. Questo lei stessa ha detto su Pitchfork, lei stessa ha detto che quest'album per lei è come un diario di questo evento, raccontato appunto nei dettagli del pre e del post rottura e dell'elaborazione successiva, perché gli ultimi tre brani rappresentano un po' l'elaborazione di questa ferita e le cure, perché poi analizzando Mouth Mantra ci racconta lei stessa dell'evento, dell'operazione alle corde vocali. Ma andiamo in ordine. L'album si apre con Stone Milker, ed è ovviamente il primo brano che ho ascoltato, perché l'album l'ho voluto ascoltare in sequenza. Stone Milker pazzesca, pazzesca. Cioè, la durata dei brani è lunghissima, cioè ci sono dei brani veramente lunghi, vanno dai 3 minuti, che ne sono solo 2, agli 8-10 minuti, però questi minuti sono pieni, vivi, passano, cioè vanno via, volano e non e si sta lì attenti ad ascoltare, cioè non è il tipico brano che tu tieni all'orecchio. Sì, ok, può succedere che io l'ascolti in macchina o l'ascolti mentre lavoro ed è lì che canta. Però la maggior parte delle volte stai lì ad ascoltare le parole, ad ascoltare quello che dice, a riflettere anche ai suoi stati d'animo e colpisce molto. E quindi non è un ascolto semplice, cioè non è un ascolto semplice, è un ascolto che ti prende. Cioè non è, ovviamente Björk non ha mai fatto canzoncine così, ha sempre fatto canzoni un po' elaborate e di conseguenza quest'album, trattando un argomento molto molto delicato, ovviamente è per forza di cose, ha dei brani corposi e dettagliati, molto dettagliati. Come in Lion Song. In Lion Song ancora lei descrive questi dubbi, questa incertezza, questo aspetto strano. Lion Song, ecco, mi riporta quasi agli ambienti di Medulla, con questo ritmo un po' particolare, ma molto molto bello. Dopo Lion Song abbiamo History of Touches, me ne sto mentalmente riflettendo. History of Touches si parla di questa notte, siamo in un ambiente notturno e c'è lei che è sempre con i suoi dubbi, sempre con le sue perplessità riguardo questa relazione, pensa ai rapporti avuti con il suo compagno e rimugina, riflette e canta quella che è e che sono gli ultimi momenti passati insieme alla persona amata, perché ora non lo è più.
E poi passiamo alle canzoni del post-rottura, quindi non sappiamo effettivamente cosa è successo nel momento clou e non vogliamo neanche saperlo perché sono fatti suoi. Lei ci racconta di questo lago nero, di questo vuoto, di questo lake black with potion, quindi un lago tetro, nero, cupo, che è la sua anima fondamentalmente al terzo mese dopo la rottura. E Black Lake è veramente un lamento, ma non in senso negativo, bensì un brano che secondo me resterà tra i suoi migliori. Io metto assolutamente Stone Milker e Black Lake tra i suoi migliori, e non a caso saranno i singoli, sicuramente uno o l'altro dovrà essere il primo singolo, ancora non si sa per certo. Se sarà Stone Milker o Black Lake, io mi auguro che sia Stone Milker il primo e Black Lake quello presentato al MoMA. E poi niente, si va avanti con Family, Family che rappresenta proprio il brano più. Dopo Black Lake, lei fa mente locale e dice: qui è morta la famiglia. E quindi c'è proprio questo brano sulla dissoluzione, sulla morte, proprio sul funerale alla famiglia. È proprio un funerale alla famiglia ed è veramente il brano. Andiamo ancora più a fondo nell'animo distrutto di questa donna, senza più l'amore che prima era in Vespertin. Lei è passata da Vespertin, dove nacque l'amore, a Medulla, dove lei cantava della sua bambina, che era incinta in quel periodo, per poi passare. No, non era incinta, scusatemi, però comunque era il periodo dove la bambina era piccola e quindi lei cantava anche di. In Mouth Cradle cantava di. Dei momenti in cui la bambina era piccola, e poi niente, poi ha fatto quella deviazione con Volta e Baiofilia, internando dentro di sé però questi discorsi, come io ripeto, e come ripeteva anche Vincenzo, un amico nostro del forum, che mi auguro che faccia anche lui la recensione. Vincenzo, fai la recensione. Anche lui ebbe subito la lampadina accesa in mente, ascoltando Baiofilia, disse chiaramente: questo è l'album della rottura. Questo è l'album dove Björk vuole dirci in codice che qualcosa sta andando storto. Ed effettivamente poi sappiamo tutti che qualcosa storto è andato. C'era Sacrifice, il brano di Baiofilia, che trattava chiaramente argomenti riguardanti l'aspetto della donna che si sacrifica nei rapporti sentimentali. Dopo Family abbiamo Not Get, dove lei mette il punto alla situazione e con questo ritmo un po' sincopato del brano andiamo quasi nella risoluzione quasi nella rinascita. Usciamo da questo bivio di riflessione pre e post rottura, per entrare poi in Atom Dance. Atom Dance, che secondo me è uno scarto rielaborato di Baiofilia, un po' per l'argomento trattato,
un po' pure per la presenza di Anthony, che avevamo lasciato in volta, che però è stato sempre vicino a Bjork, fondamentalmente sono stati sempre molto, molto vicini a livello di collaborazione. E quindi abbiamo Autumn Dance, molto bella anche lei. Però io, ecco, avrei fatto una sostituzione. Sono quelle cose che pensi e dici, ma forse era meglio se avesse fatto questa cosa. Quindi sostituire Atom Dance in Biophilia e Sacrifice in Vulnicura. Ci poteva stare. E poi, per concludere, abbiamo Quicksand, che è il brano un po' più movimentato, per modo di dire, perché non abbiamo un vero e proprio pezzo ritmato. Abbiamo dei brani che non sono lineari nel loro genere, sono sempre. Ora Bjork ci prende in questo modo, nel brano mette varie sezioni. Infatti molti brani hanno più scene, diciamo. E l'album finisce interrompendosi di netto, cosa che io adoro, ho adorato. Tutti credevano che fosse un brano rippato male nel leak, invece poi abbiamo avuto la conferma che il brano effettivamente finisce in quel modo netto, chiudendo l'album come si chiude un libro. Boom, netto. Bellissimo. L'album, veramente l'album più bello e sentito da Vespertine. Ovviamente, cioè, ovvero da quando io seguo Bjork, e non ho mai pianto prima nel primo ascolto di un suo album, e in questo lacrime a non finire. Non perché sentissi gli argomenti trattati personalmente, perché gli argomenti trattati non mi toccano, ma bensì perché sentivo la sua sofferenza. In questo album si avverte la sua sofferenza. Lei ci fa entrare nei suoi avvenimenti, nel suo dolore, e si percepisce, si tocca. È un qualcosa di tangibile, di vivo. Vivo, cioè, ascoltando l'album, se senti proprio questa pressione. Infatti, molti dicono, guarda, no, io l'album non l'ascolto più perché non ci riesco. Io adesso ho assimilato questa cosa, non mi viene più il pianto greco ascoltando Stone Milker, cosa che mi succedeva nei primi ascolti, ora non mi succede più. Penso che mi risuccederà quando vedrò il video e quando la vedrò live, perché voglio vederla assolutamente live. Appena verrà in Europa, mi fionderò al primo concerto che verrà annunciato, sicuramente. Meno male, ci sono soltanto 3 edizioni dell'album, perché non ce l'avrei fatta ad acquistare tutta la roba che cacciò per Biophilia. Il mio voto, se dobbiamo dare un voto, è un 9, perché il 10 voglio sperare che arrivi successivamente. Voglio sperare che ci sia ancora. Non pretendo nulla da lei, io non ho mai preteso nulla da lei, perché non si può. Io non pretendo nulla da un cantante o da una persona a prescindere. Però è un voler sperare in un qualcosa di sempre migliore. Ma per adesso abbiamo comunque un gioiello tra le mani, sia a livello grafico, perché a livello grafico prende molto vedere questa. Quasi questa Madonna addolorata moderna, come l'ho definita io, quasi cyberpunk moderna, con questa ferita, quasi come se fosse la ferita del cuore della Madonna, con i 7 dolori, con le spade.
Sì, una Madonna moderna. Io la vedo così. Questo secondo me è l'album dell'anno, indiscutibilmente. Aspetto le vostre recensioni. Iscrivetevi al canale Bjork Italia e fate anche voi la vostra recensione. Vi aspetto. Ciao.